Lo sci mondiale ha trovato un nuovo re. Potrebbe sembrare quantomeno avventato dirlo già dopo la prima gara stagionale, ma ha impressionato tutti l'autorevolezza con cui il 24enne svizzero Marco Odermatt ha vinto il gigante di Sölden. Terzo dopo la prima manche alle spalle di Leitinger e Favre, è uscito dal cancelletto nella seconda prova senza far calcoli. Sciata sempre precisa e veloce, quasi perfetto a tre quarti del muro, lì dove un po' tutti hanno incontrato difficoltà. Velocissimo nel piatto finale. Sin dalla prima apparizione in Coppa del Mondo ha fatto capire di essere un predestinato. Lo scorso anno ha lottato per la Coppa Generale fino alle ultime gare. Quest'anno, con un calendario più equilibrato, la sfera di cristallo non dovrebbe sfuggirgli. Alle sue spalle l'austriaco Leitinger, terzo il sempre solido sloveno Kranjec, quinto il francese Pinturo. Bene dei riprendini, gara gagliarda nonostante condizioni fisiche non perfette. Chiude in ottava posizione dimostrando di gestire meglio la sua furia agonistica. Potrebbe regalare soddisfazioni. Bravo anche Maurberger al rientro dall'infortunio, che si qualifica con un pettorale alto e chiude ventesimo. È stato veramente bello tornare a gareggiare. Poi soprattutto la seconda manche ho fatto qualche pezzo veramente bene, soprattutto da metà muro in poi. Ritroviamo un po' di morale dopo la brutta prestazione della squadra femminile di sabato.